un'altra idea che mi viene, che io non uso mai perché non mi ci piace sugli accordi settima, però si può poi magari, come faccio a volte, mescolare altre scale a pentatonica maggiore di mi. Quindi su un accordo con questa sonorità effettivamente non c'è nessuna nota out, quindi può starci bene. A me personalmente non piace, quindi avrò il mi, il fa diesis, il sol diesis, il si e do diesis, tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quinta e sesta maggiore. La pentatonica maggiore, che ricordo identica a quella minore di Do diesis. C'è chi preferisce pensarla minore. Alternativa che preferisco alla pentatonica maggiore è quella minore sullo stesso accordo, quindi non più pentatonica maggiore di Mi, ma minore di Mi, o comunque maggiore di Sol. Prendiamo la minore di Mi. Non avrò più la terza maggiore, qui c'è il primo out, avrò la terza minore, che sta benissimo sugli accordi di dominante. Quindi avrò Mi, Sol, La, Si, Re. Sonorità. Ancora più bella la scala blues, quindi ci aggiungo la quarta diesis, in questo caso un La diesis, ok? Pensate al blues, no? Tutti accordi di settima si suona questa scala blues, appunto, il nome stesso lo dice. Quindi stessa cosa, provate su tutta la tastiera. Ora parlo in Mi, ma fatelo anche sul Fa, sul Re. Modificate la base, cambiate base, consiglio proprio spassionato. Quindi cercate anche di cantarle alle frasi. Una volta che avete la sonorità della scala in testa, l'avete suonata, risuonata, risuonata, provate a canticchiarvi in mente le frasi. Oh, do, di, di, do, di, un'altra soluzione, questa la uso un po' più nell'ambito jazz, ma a volte, come ho fatto nel video che vi dicevo prima, ho usato la scala diminuita. Anche questo ho parlato tantissimo nel mio corso di armonia applicata. Scala diminuita, semitono-tono, non è altro che una successione appunto di semitoni-toni. Quindi partendo dal Mi vado molto out perché ho la tonica, poi Fa, semitono, quindi ha la seconda minore, altra nota che adoro su questi accordi. Poi avrò, come vedete, anche scala simmetrica, qualcosa del genere. Terza minore e terza maggiore. Quindi chi piace andare out è perfetta. Sol e sol diesis. Poi avrò la quarta diesis di nuovo. Quindi la diesis e si naturale. Quindi quarta aumentata e quinta giusta. Avrò la sesta maggiore e la settima minore. Una scala composta da otto note più l'ottava, quindi
non più le sette note classiche delle scale comuni, ma qui veramente cioè inventare, perché ci potete fare di tutto, essendo simmetrica. Se io vado a intervalli di semitono tono, posso fare anche degli accordi e mantenere la stessa diteggiatura, appunto spostarmi. Rimane sempre la stessa cosa, il primo esempio che mi è venuto in mente, però parto da Mi, Fa, Sol naturale, Sol diesis. Cosa del genere magari funziona di più a una velocità più veloce. L'importante è visualizzarlo. Un'altra scala che uso parecchio si chiama scala frigia e dominante, ovvero una scala frigia, però non la classica scala frigia, che serve in Mi questo, ma ho tonica, seconda minore, la terza maggiore, viene detta anche scala frigia maggiore. Ho dei dominanti perché c'è la settima minore. Forse è più corretto, scala frigia maggiore. Cambia la terza e rimane dentro la scala frigia. L'ultima scala che vi consiglio, che forse è la mia preferita in assoluto, infatti anche, ora poi vi faccio vedere un'altra cosa, è la scala lidia di dominante. Perché di dominante? Perché è una scala lidia. Quindi tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta diesis, quinta, sesta maggiore, ma non settima maggiore come la lidia normale, ma settima minore. Non sto a dirvi da che scala di riferimento proviene, se no non finisco più comunque. Queste sono, diciamo, alcune tra le mie. Poi posso andare ancora più alto, ce ne sarebbero veramente un milione di possibilità. Però cosa faccio? Le studio, le studio, le studio, le studio. Quando poi vado a improvvisare, soprattutto qui ho imparato tanto dalle jam, soprattutto io sono sempre stato un curiosone musicale. Nella vita no, ma nella musica sì, ho sempre cercato di chiedere. Quando suonavo con sassofonisti, trombettisti, eccetera, ma che scala usate? Proprio alle prove, anche appunto dopo una jam. Quando ha fatto questa cosa qui, che scala ha usato? Ah, perché? Senti. Oppure quando trascrivo, ecco, la trascrizione è un altro elemento fondamentale. Non trascrivo solo parti di basso, ma mi piace molto, non è semplice, lo riconosco, trascrivere appunto assoli o fill di sax per lo più, ma anche altri strumenti. Dico, guarda, su questo accordo, guarda, infatti per quello che forse 24 anni che suono questo strumento, ancora sugli accordi specialmente dominante non ho ancora capito quante possibilità. Non vi parlo poi delle scale big, sennò veramente ci perdo 12 anni di lezione. Questa scala qui, ad esempio, se avete visto la parte che ho fatto un po' più alla Giacomo, serve un po' il groove di Come On, Come Over. Fa molto spesso questa cosa qui. Quindi preferisce la quarta diesis alla quarta giusta. Quindi non è tanto che questa scala che vi ho detto. Per quanto poi riguarda invece, cos'era l'ultima domanda? Come pensi per improvvisare su questi accordi? Penso poco, ecco, penso in fase di studio, sì, ma poi dopo, cioè, vi verrà veramente automatico. Come sentite un accordo di settima, avrete le vostre preferenze, i vostri cliché, le vostre frasi da cui partire, cose che ripeterete, cose che dei pattern che farete vostri e che riuserete molto spesso, quindi penso poco, ecco. Soprattutto quando ci sono molti accordi, e se dovessi pensare ogni battuta magari ci sono due accordi,
mi settima, la settima, qui ci sono questo, diventa tutto macchinoso, quindi non pensate e suonate. Si pensa in fase di studio, poi qui, ripeto, quando improvviso in questi contesti, come avete sentito anche nel video, c'è tanti cromatismi, tanti approcci cromatici, quindi per questo che vi dico anche ascoltate Tower of Power, che la prima parte era ispirata a uno dei loro brani, What Is It? Era un altro stile rispetto a Giacomo, qui c'è anche poi altri bassisti di rifinimento. Poi la parte appunto che andava al re l'avevo fatta molto alla Giacomo. E per l'improvvisazione era andato veramente out a livelli clamorosi. La prima frase, armonici, e poi scala diminuita. Io sto leggendo a prima vista quello che avevo fatto, ma qui faccio sentire la quarta aumentata, cosa del genere. Questo è un altro feel che ho preso da Giacomo. Non mi ricordo da dove, poi accordi. A gusto mio, anche queste cose mi vengono spontanee, però probabilmente su un altro tipo di accordo non avrebbero lo stesso impatto, quindi questo volevo dirvi. Quindi ragazzi, penso di aver detto un po' tutto quello che dovevo, spero, sono andato anche lungo. E questo è il mio metodo di studio, quello come penso, come ragiono, come non ragiono, cosa evito, cosa ho fatto nel tempo. E se ci sono altre domande, Silvia o comunque tutti quelli che mi seguono, nel tempo che ho a disposizione mi ci metto più che volentieri a togliervi dubbi o a darvi qualche nozione, sempre, sempre sottolineando nel mio piccolo, con la massima semplicità, per arricchirvi musicalmente. Grazie a tutti, al prossimo video.